perché queste sono scene da immortalare, capito? Andate a controllare. Ma che tanto vai a me? Sono andato a prendere preservativi, giuro. Giuro. Ma vi credete? Poi vi faccio vedere. Che sarà fatta? Che sarà fatta? Sarà a guardare. Dovete partecipare. Ho bisogno di voi. Signore e signori, un sacco di centimetri di bellezza. Un uomo senza età, senza fine. Senza limiti. La star delle star italiane. L'orgoglio italiano, quello che fa alzare la media a noi italiani. Vedete dell'età, della felicità, portatore di salute. Signori, la chiamiamo go, 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 go. Signore e signori, Rocco Siffredi! Sicuro, ma sicuro! Sì! Non è Natale, però questi servono, ragazzi. Non ci imitate, noi non li mettiamo, perché ci facciamo i test. I test. Ma senza test, voi con queste facce da ragazzini dovete metterlo. Sempre. Duro, ma sicuro, ecco. Quindi, Rocco, i test di Babbo Natale. Dai, Rocco, alziamo un po' sulla musica, iniziamo a lanciare qualcosa. Sono tutti! Ci vuole la passione! La passione! Poi, tanta umiltà, perché nessuno nasce imparato, si può imparare tutto. Ah, abbiamo speranza, voglio, abbiamo speranza, anche perché non nasce come noi. Numero 3, tanta ironia, perché lo so che dire faccio il pornostar uno si mette a ridere. Ah, no. Ridiamo anche noi. Possiamo, no, però che dice se c'è che faccio il pornostar, faccio il come si deve. Però il sorriso aiuta, perché sdrammatizza. Allora, donne, se vedete i maschi, guarda che bella, se vedete i maschietti. Oh, scappa! Se vedete i maschietti in difficoltà, non vi preoccupate, datevi una seconda chance, anche una terza, non è senso, non è ok? Poi, maschi, qua ce ne siete tanti, non sono tutte uguali, entrate prima nel cervello per capire quello che hanno voglia. Ah, un applauso a Rocco Siffredi! Poi, l'ultima e smetto, le donne non vogliono il cazzo grande, vogliono solo una cosa, sentirsi femmine. Certo, detto da me sembra strozzata, allora, però io ci lavoro, è diverso. Allora lo dico io, ma chi non ci sta? Io lo dovrei regalare, posso darlo anche a una donna? Ah, certo, capo, soprattutto tu. Allora, a me mi viene così a occhi chiusi di darlo a sta ragazza. Wow! Perché tu mi dirai? Perché mi ha guardato in un modo tipo voglio il tuo titiere. Ah, vieni qua Rocco, allora. E io gli volevo dare il mio titiere. No, ma quello che gli hai dato, non andavo oltre, vabbè, perché poi pensi che ti chiedi. Non lo guardare. Rocco, io ho due amici che qua. E quando mi hai detto passionato. Ma Rocco, distribuisci!